Ciao, nuovo video, questa volta video haul. Allora, iniziamo con questo giacchettino che ho preso da Zalando, che praticamente l'avrete visto in uno degli ultimi vlog che ho fatto. Allora, in un video haul avevo comprato da OVS un giacchetto jeans, che lo cercavo così, col pellicciotto così, però era rimasta solo una taglia troppo grande, me l'ero preso ugualmente, costava solo 30 euro, però poi ho detto no, mi piace come mi sta, allora quello l'ho regalato al boss, che è molto molto contento e soddisfatto, e io mi sono ricomprato questo su Zalando, che l'ho pagato sulle 65 euro mi sembra, e devo dire che questo invece mi va perfetto, quindi super contento, questo va bene anche per primavera così, e vedete dentro è tutto foderato, rivestito così. La marca MNG Men, Denim MNG, insomma, se qualcuno potesse interessare, da Zalando, e mi piace il taglio perché è un taglio un po' anche moderno, non è il classico taglio di questi giacchettini, e ci piace tanto, infatti lo sto sfruttando moltissimo. Voilà. Poi guardate, se mi metto così sembra tipo un gabinetto che sto seduto sul water, e invece è una scarpiera presa dall'IKEA, che io l'ho vista nel video di qualcuno che io seguo. Però, scusami, adesso mi sfugge proprio il nome. Però io l'ho visto dal tuo video, sappilo. È una scarpiera che ho preso di Ikea, come l'ho visto nel suo video, ho detto no, io anch'io sono andato a vedere. E l'ho pagata, me lo sono segnato. La scarpiera che è a 17,95€, quindi niente. Forse ne comprerò anche un altro da aggiungere, perché si possono incastrare uno sopra l'altro. Infatti vedete, questo si smonta, si alza. Sono dei blocchi. E funziona così, ed è veramente pratica e comoda. Questa l'ho messa nella camera dei miei genitori, così abbuzza dei piedi, rimane la camera. Però poi ci voglio mettere anche dei deodoranti dentro, farti scherzi. E niente, è comodo, leggerissimo, la spedizione è stata veloce, mi sono trovato benissimo. Ve lo raccomando, molto molto soddisfatto, mi sento molto Giorgio Mastrotta che fa una televendita. Voilà. Voilà. E niente, ho detto voglio comprare un altro pezzo, un altro piano da aggiungere, così ci possiamo mettere più scarpe. Queste sono due, quindi 2, 17 e 95. Non so quante scarpe c'entrino, forse tipo dentro ci sono già due paia di scarpe, quindi penso che c'entrano tre paia di scarpe, volendo uno ce ne può fantare 4 mettendo due di se sopra, quindi 4, 4, 8, 8 paia di scarpe, insomma. Non è male, quindi ne devo comprare sicuramente un altro. Poi, questo appoggiamo qua. Poi ho preso delle scatole. Allora, questo l'ho preso dei cinesi, costava più di 4 euro. E poi mio padre ne ha preso queste due all'Eurospin, che costava una minchia, 7 euro. Se fanno pagare questi contenitori, praticamente, perché ci dobbiamo organizzare il cassone sotto il loro letto, che c'è un bordello che non vi dico. Quindi voilà. Quindi dobbiamo organizzare lo spazio, mi devo mettere un giorno, buttare tutto, fare il cambio di stagione, buttare tutte le cose vecchie, dargli una bella pulita e disinfettata, e poi ordinare tutto dentro questa scatola, perché è una cosa che mi tocca fare. E quindi niente, compriamo un po' di contenitori, così possiamo riordinare. Quindi è un lavoro che adesso mi aspetta, forse magari ve lo farò vedere in un video. Poi da ASOS ho preso delle cose, sto aspettando ancora, mi arriva un altro capo, che è l'ultimo che ho preso. L'ho ordinato qualche giorno fa, però ho detto vabbè, intanto giro il video, proprio lo farò vedere. E ho preso da ASOS, questa logicamente adesso lo dovrò lavare, questa magliettina che mi piaceva il colore, questa è una taglia L, questa che colore è, non mi ricordo, c'è scritto, non c'è scritto, made in Turchia, in Turkey, yeah. E quindi una maglia semplice così a costine, però mi piace molto questo beige, penso che sia un beige, che mi piace molto, e devo fare un outfit, quindi presto vedrete un video outfit con il giacchettino, questo, è beige, molto semplice. Io le amo queste maglie aderenti a costine, ce l'ho verde, ce l'ho nera, e quell'altro ce l'ho. Mi sembra che ce l'ho pure bordeaux, quindi adesso ce l'ho beige, e ne ho vista una bianca con un colletto e bottoncini, sempre fatta così, però c'è il colletto che me la devo assolutamente, l'ho visto sempre su ASOS,
Quindi anche quella me la dovrò assolutamente fare, perché già ho in mente tutto un outfit che poi vi farò. Voglio fare un po' più di video outfit, se non si è capito. Quindi questa anche. E questa perché le devo abbinare con il giacchetto e questo stivale che ho preso da ASOS. Che su ASOS ho visto delle cose che mi sono innamorato. Ho visto un giacchetto scamosciato tipo biker con le zip che costa un po'. Però anche perché ne sono sdenato, però me lo devo assolutamente fare. Quindi sarà uno dei prossimi acquisti insieme alla maglietta. ASOS, anche questo. Ho preso questi stivaletti che però dalla luce vedi sembra che hanno le punte nere, però in verità dipende dalla luce che lo metti. Infatti quello non mi piace tanto, perché sulla foto che c'era sul sito era un po' più chiaro davanti, era leggermente, invece poi quando mi è arrivato ho detto madonna, ho dato le scarpe usate di qualcuno. Però poi ho fatto caso che mettendole fuori alla luce naturale si vede di meno, invece qui in camera si vede, nel telefonino si vede molto di più. E non mi piace tanto questo effetto. Però sono fatte così. Però sul sito non si vedeva tantissimo, sembrava giusto un po', però vederlo così di più. Però ho fatto caso che la luce del giorno si nota di meno. Quindi vabbè, però mi piace perché io li cercavo beige, i stivaletti con le zip su entrambi i lati. Questi l'ho pagato, questo è andato a ricercare i prezzi. Scarpe con i saldi, queste 16,40, il maglioncino l'ho pagato 23,99, anche tutto con i saldi ho preso. Il maglioncino, insomma, non mi ricordo quanto è il prezzo pieno. Comunque queste, che ci dovrò fare un video outfit, con le altre cose che ho preso da ASOS. Poi da AliExpress, sto aspettando un botto di cose, devo dire che ho fatto quest'ordine e mi è rimasto sorpreso. Ho ordinato un cappello che mi serve per un altro outfit. Questo cappello dovrebbe andare con l'outfit dell'altra camicia che ho ordinato, una camicia da ASOS che mi deve ancora arrivare, però un altro outfit. Però, allora, io faccio i complimenti al venditore perché mi è arrivato velocissimo. Questo è stato uno degli ultimi di ordini che ho fatto, ma è arrivato prima degli ordini prima che avevo fatto. Cioè, sono un ordine che sto aspettando da più di un mese, ancora non mi è arrivato. Questo l'ho fatto tipo in 2 settimane, mi è arrivato subito. E anche c'è la confezione, vedete come è stato spedito, ammirato. Però mi sono rimasto male perché il cappello non è come immaginavo. L'ho pagato una stupidaggine, l'ho pagato 2 euro, tutto di spedizione. Poi era anche bello impacchettato, che non si è deformato. E ho ordinato un cappello per fare questo outfit. Però non, cioè, ragazzi, sembra un cappello di carnevale. Dalle foto sembrava diverso, cioè non era venduto come cappello di carnevale, ma proprio come cappello normale. Ma la qualità, io ho un altro cappello, quello che ho usato di Halloween, cioè lo stesso materiale, cioè un cappello per giocare, di Halloween, di costumi di carnevale, non è un cappello per andarci in giro. Quindi comunque io lo userò per l'outfit. Però su ASOS, sì, ho visto un cappello come quello che volevo io, più o meno come questo, cioè dovrebbe essere cappello normale, tessuto di qualità, insomma questo cioè proprio pare cartoncino, però eppure tosto da morire. Però io sono amante dei cappelli, mi piacciono come accessorio da uomo, mi piacciono tantissimo. Questo carino, cioè io ci volevo andare in giro però il costume è di carnevale, cioè vabbè, però vabbè, lo userò per questo outfit, se non mi arriva prima quell'altro di ASOS, e poi lo userò per fare qualche video così. Ma devo fare i complimenti comunque al venditore per come l'ha spedito. Chiusa parentesi. Andiamo avanti. Poi dal Lidl ho preso questa maglia da sport che finalmente potrò usare, adesso la lavo. Guarda, questa l'ho pagata sui 5 euro, così staccando tutto. Questa che taglia è rimasta solo una M, battillata, le forme, quindi così molto trasparente. Questo adesso voglio riniziare ad andare a correre così, perché siccome sto cercando di mettere su massa, però oltre alla massa sto mettendo un po' di pazza, quindi bisogna sicuramente andare a correre, che è il modo migliore per snellire il grasso sugli addominali, andare a correre. Quindi dovrei andare a correre e ho preso questa e niente. Carina, al Lidl ogni tanto mettono delle cose da sport carina, quindi questa è la lavatrice insieme all'altra maglia. Poi ci sono altre due cuscine,
Allora, questo che ho preso da Tiger un po' di tempo fa, finalmente lo posso usare, ed è questa statuina carinissima. C'era sia bianca che verde, però bianca aveva, era un'altra divinità, un'altra posizione che non mi piaceva. Mi piaceva questo tipo di Buddha così, e c'era solo questo colore, quindi l'ho preso. Questo costava solo 3 euro, quanto costava? Ma è carinissimo. Questo mi piace tanto. Lo voglio usare per addobbare la mia camera, così finalmente potrò fare il room tour. Quindi devo fare il room tour e almeno uno, due video outfit. Devo girare. Vediamo di non farlo pesca. Quindi questo perché andrà con una cosa che ho preso da Maison du Monde. Da Maison du Monde. Ah, questo non ho cercato il prezzo, mannaggia. Ho preso questa, vediamo. Ce l'ho, mi sa questo è la batteria, ci devo mettere la batteria a dirchi, ce la devo mettere la batteria. Quindi questo che è una bajour a mappamondo. Siccome io amo viaggiare, quindi ho la parete con il coso di New York e altre cose, devo fare un angoletto appunto con questo e questo. Quindi poi vi farò il room tour. Ed è bellissimo questo, ma c'è dove la batteria, mannaggia. Quindi con il buio dovrebbe fare anche il riflesso dei continenti, bello, questo è bello, da Maison du Monde. C'ha delle cose carine, minchia quanto costano però. Ah, vedi, per aprirlo. Si apre così e si cambia la lampadina. La lampadina già non è a batteria, no. Quindi anche questo. Quindi niente, video terminato. Spero che vi siano piaciuti. Carino, no? Quindi video terminato. Adesso devo lavare la roba, devo mettere a posto, devo organizzare il cassone sotto i miei genitori. C'è un po' da fare. Fate i video che vi ho promesso che farò. E come si va se non vi ho fatto due maroni così? Ci vediamo al prossimo video. Ciao!